Presidente, guardi, premesso che il testo unico ambientale già prevede che si debba puntare all'obiettivo del 10% sul trattamento dei rifiuti che debbano finire in maniera quindi residuale per il conferimento in discarica, è premesso inoltre che la Regione con il DGR 199 disponeva della necessità di avviare a VAS i fabbisogni impiantistici e sulla base di questo calcolo che tardava e tarda ancora ad arrivare, purtroppo non ha portato a termine diverse ubicazioni per gli impianti. Premesso inoltre che la stessa Regione nel 2017 non ha dato corso, anche perché sono arrivati naturalmente in conferenza dei servizi dei pareri negativi alla realizzazione della discarica di Pian dell'Olmo, tenuto conto appunto anche che le condizioni del sito individuato non sono mutate ad oggi. Con la mozione vogliamo semplicemente sollecitare il Presidente della Regione a non proporci più soluzioni che prevedono la fase finale del ciclo dei rifiuti, ossia il conferimento in discarica oppure impiantistica, quali inceneritori o impianti di biogas. Tutte le proposte che ci sono arrivate negli ultimi mesi, la discarica di amianto a Malnome, la discarica di Pian dell'Olmo per ultima, sottolineano il fatto che non c'è interesse a mantenere il ciclo dei rifiuti che appunto, come dicevo poco fa, sono già stabilite dalla normativa europea. Quindi con questa mozione vogliamo esprimere piena contrarietà anche alla discarica di Pian dell'Olmo, perché si rischia di avanzare delle proposte e quindi dei tentativi di cercare delle soluzioni che sono irresponsabili senza tener conto e senza aver ancora misurato i fabbisogni regionali sull'impiantistica. Grazie. Grazie.